Voci.fm, il sito delle voci. Rossella Brescia, Toy Story 4, ti abbiamo già sentito varie volte come nel Show Dogs, per esempio, e adesso sei una ballerina. Guarda un po' il caso. Chissà perché hanno scelto me. Sì, è stato bello, è stato divertente ed è sempre un grande piacere perché sei coinvolta in una grande famiglia come la Disney e soprattutto sono una grande appassionata di film Disney, Toy Story, ed è stato, ho detto subito sì, anche se è un piccolo ruolo, però mi piaceva perché la ballerina volante è stata sempre uno dei miei desideri, no? Di quel giocattolo da avere, perché era bellissimo, quell'anticipazione di drone che va su, e quindi sono veramente contenta di essere qui oggi e di promuovere questo film che ha un grande significato. È un film che dovrebbero vedere sia i bambini che i grandi, perché ha un messaggio che dà, che è molto semplice, che è quello dell'amore e dell'amicizia, però te lo fa capire proprio bene attraverso delle storie semplici che però ti toccano il cuore. Rossella, fare la ballerina ma soprattutto fare tanta radio, quindi lavorare tanto con la voce, quanto ti aiuta in queste occasioni? Mi diverto moltissimo perché è un lavoro, quello sulla voce, che mi è sempre piaciuto, non per nulla da 13 anni che faccio questo mestiere. È stato bello trovare le intonazioni giuste, cercare di capire, prendendo spunto dall'intonazione appunto dell'inglese, della doppiatrice. Però ho lavorato con delle persone talmente professionali e meravigliose che alla fine, quando c'è tutta questa professionalità, sembra una bacchettona, però è così, e con loro è sempre così. Un bacio grande a Voci.fm da Rossella Brescia, grazie. Chi lavora con la voce è su Voci.fm. Scarica l'app di Voci.fm gratis su App Store e Google Play.